Seconda parte del telegiornale, oggi abbiamo il piacere di ospitare lo scrittore, giornalista e anche ingegnere Franco Arcovito, benvenuto nei nostri studi per presentare, lo ha già fatto all'università nel corso di una partecipata manifestazione, il suo ultimo libro che è Sette giorni a Siracusa, ed è di questo che intanto parliamo, una visione della Sicilia e colorata, profondamente artistica, un libro realizzato con l'illustrazione del maestro Togo. Allora, come nasce questa idea? L'idea nasce dalla presentazione di un altro, di un precedente libro che si chiama Le Sette Sorelle, che era rivolto, diciamo, come attenzione alle sette isole Eolie, ed ho cercato di farlo vedere in giro. E in una presentazione, in un'occasione di una presentazione al Museo del Mare di Siracusa, chi mi presentava, il professore Paolo Gian Siracusa, mi chiese alla fine tornare a Siracusa e scrivere un libro su questo tipo di traccia, che però appunto riguardasse Siracusa, e magari venendo a parlare con vari personaggi, accennò direttamente a Enzo Maiorca, che era presente a quella presentazione, e così mi è nata l'idea di realizzare questo libro. Il libro ha una caratteristica importante, che come quella del libro che ha preceduto, cioè Le Sette Sorelle, dedicato alle isole Eolie, ci sono le immagini, illustrazioni dei colori vivi, forti del maestro Togo, e poi gli scritti di Franco Arcovito, no? Un'armonia di arte sia visiva che di scrittura. Forse sarebbe l'inverso, cioè in sostanza questa collaborazione col maestro Togo, con il quale ormai siamo diventati amici naturalmente, nacque da una mia video intervista. Io ho un programma che si chiama 360 gradi, in cui intervisto dei personaggi. E in una intervista, quella in cui ho conosciuto proprio il maestro Togo, dissi al maestro che stavo per pubblicare un qualcosa sulle isole Eolie, e quindi mi sarebbe piaciuto se lui ci mettesse dentro qualche lavoro. Lui mi ha risposto molto seraficamente: mi faccia leggere quello che ha scritto e se mi ispiro le darò qualcosa. Bene. Mi diede 14 lavori splendidi che sono inseriti in quell'altro libro. Un filone, diciamo, fortunato, che probabilmente non è neanche ancora finito, no? Dopo Le Sette Sorelle, anche Siracusa, chissà, forse qualche altra pubblicazione. Stando a quello che dice il maestro Togo, dovremmo farne 100 città d'Italia o 100 località. Partendo dalla Sicilia. Partendo, dai luoghi caldi. In effetti adesso c'è già in corso qualcosa che ritengo riguarderà Messina, e per me sarà un libro molto impegnativo, perché ovviamente Messina è la città che conosco meglio di qualunque altra città al mondo. Volevo solo specificare che appunto è l'inverso, cioè il maestro Togo pretende prima di leggere quello che io ho scritto e dopo lui per poi rappresentare, si ispira, certo, e rappresenta quello che ovviamente la sua vena artistica gli detta. Mentre lei parlava, abbiamo visto, le vedremo ancora, le immagini della presentazione all'Università di Messina con il prorettore Cupaiolo, che ha presentato il libro, il professore Marco Centorrino, sociologo, che lo ha illustrato, spiegato, poi anche la Marina Militare con la sua presenza, cioè il comandante Le Grottaglie, ed anche l'assessore regionale alla cultura Vermiglio. Insomma, un libro che possiamo definire già un successo dal punto di vista anche, no, dei consensi. Assolutamente d'accordo, cioè in buona sostanza io questo libro, Sette giorni a Siracusa, non l'ho scritto né per l'assessore alla cultura né pensando minimamente alla Marina Militare. Mi è capitato, al solito, per caso, per una intervista che ho fatto su Nave Palinuro in occasione dei 5 giorni della festa della Marina qui a Messina, di intervistare proprio l'ammiraglio Nicola De Felice nel quadrato ufficiale di Nave Palinuro.
E da quell'intervista naturalmente è nata altra conversazione. Lui ha visto il libro precedente che avevo fatto sulle Isole Eolie e mi ha detto che se gli avessi fatto leggere le bozze del nuovo libro su Siracusa, avrebbe gradito inserire, se lo avesse ritenuto, una prefazione. E così è stato. Questo libro in effetti c'ha cosa quasi analoga con l'assessore Vermiglio. Questo libro ha la caratteristica, proprio il successo già per me personale, molto 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 pungente della presenza su questo libro di due prefazioni, una del Comando Marittimo Sicilia, appunto ammiraglio Nicola De Felice, l'altro dell'assessore alla cultura e all'identità siciliana, l'avvocato Carlo Vermiglio. E di questo non potrò mai ringraziarli abbastanza. Allora, l'ultimo minuto, il tempo è scaduto, lo dedichiamo al concetto della cultura in genere, no? In questa città, in questo territorio, lei ovviamente dà un supporto importante, ecco quanto è difficile fare breccia, no? Con la cultura, con l'arte nel, insomma, territorio Beh, siciliano. è ovvio che la cultura in Sicilia dovrebbe essere la prima arma di riscatto della Sicilia Una spinta anche economica in teoria, e no? dell'Italia intera, certo. Il ragionamento comunque è piuttosto ampio, quindi bisognerebbe che lo affrontassimo anche noi come giornalisti, ma le strutture politiche dovrebbero attivarsi per poter dare una spinta, quella spinta necessaria in più. Comunque, secondo me qualcosa si sta muovendo perché comincio a vedere varie manifestazioni e grandi attenzioni a quella che è l'aspetto culturale del turismo, di quello che potremmo dare ai turisti e non solo ai turisti, ai viaggiatori, che c'è sempre una piccola differenza in questa terra. Insomma, chiudiamo con una nota di ottimismo, no? Dice qualcosa si muove. Assolutamente, secondo me Del resto il qualcosa si patrimonio è muove. talmente importante che insomma, è chiaro che si può costruire anche economicamente, no? Attorno alla cultura e ai territori siciliani, Messina, Siracusa e non solo. Vorrei soltanto Prego, chiudere l'ultimo minuto è a sua disposizione. appunto ringraziando assolutamente tutti quelli che si sono attivati diciamo, per dare un po' di attenzione a questo mio più recente libro, 7 giorni a Siracusa. E ovviamente l'ammiraglio Nicola De Felice, l'assessore Carlo Vermiglio e soprattutto l'università, il prorettore professor Giovanni Cupaiuolo, nel presentare proprio qui all'Università di Messina questo libro, ha avuto delle parole molto gratificanti per me e soprattutto per il mio libro. Quindi grazie a tutti. Grazie a Franco Arcovito per essere stato con noi oggi nel nostro telegiornale, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di Tre Media. È tutto, arrivederci.